Ora la zucca al forno. Ora la zucca al forno. Cucina virtuale, mi avete chiesto in tantissimi la ricetta di come io cucino la zucca. Basta, hai rotto la zucca, hai rotto le zucche. È autunno, è tempo di zucca, ed è bene sapere tanti modi per cucinarla. Devo dire che secondo me è una ricetta un po' banale, però l'altro ieri l'ho fatta e mia mamma mi ha detto: ma Ombretta, la zucca così è buonissima, non l'avevo mai mangiata. E ho detto: è peccato di fantasia, perché insomma non ci vuole molto. Però ve la faccio perché è un ottimo sostituto delle patate al forno, con molte meno calorie ma con più gusto, paradossalmente. Bene, quindi basta. Andiamo con la zucca come si fa. Brava. Bene, benvenuti qui nella nostra cucina virtuale, dove la zucca la fa da padrone, veramente. Eh sì, oggi prepariamo teste di zucca. Parla per te. Oggi prepariamo il mio contorno, questo è solo per me. Allora, ho tagliato un quarto di zucca piccola, una zucca più o meno così, scusate il gesto, a dadini. Vediamo, fai il gesto così. Brava. E vi faccio vedere come la faccio in maniera facile e indolore e senza sporcare 200 cose. Metto la mia zucca, naturalmente mani pulite e zucca sciacquata, metto la mia zucca all'interno di una bustona IKEA o una busta per alimenti, anche quelle per surgelati vanno benissimo. Metto davanti a me la mia bella bustona e comincio. Pepe quanto vi pare, io abbondo di pepe nero, a me piace un sacco. Poi aglio granulare, questo è facoltativo ma dà un gusto pazzesco. Possono mettere in alternativa la cipolla? Se vi piace, sì, anche l'erba cipollina ci sta bene, come spezia. Anche l'erba della Giamaica? No, quella no. Aglio, sale, anche questo a piacere. Io avevo in alternativa il pepe bianco, ma ho scelto quello nero. E per una persona metterò un cucchiaino di olio, un cucchiaino bello abbondante, perché tanto un po' rimarrà all'interno della busta. Quindi fammi capire, si mangia direttamente dalla busta questa cosa? No, no, si chiude e si mescola il tutto bene, in modo che tutto prenda sapore. È orribile questa cosa. Tu è orribile perché così non devo lavare una pentola, quindi a te dispiace, o una ciotola. È una cosa bellissima. Una volta fatto insaporire tutto, mettiamo una cosa che ho dimenticato, perché se non dimentico un ingrediente non sono io. Oramai è diventata una costante. Un bel po' di rosmarino. Starei esagerando. No, a me piace il rosmarino. Io abbondo di rosmarino perché è quello che dà la tipica, il tipico sapore. Queste zucche sono le sostitute light delle patate al forno. Siete a dieta, non potete mangiarvi il piattazzo di patatine? E chi se ne importa? La zucca è anche più buona. È vero, è vero. Sono veramente buone. Ok, mescolato il tutto, senza esserci sporcate né mani né ciotola, verso nella leccarda del forno. E metto in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Voi lo vedrete, quando faranno la crosticina saranno belle pronte da poter mangiare. A metà cottura rivoltatele un pochino e rimettiamole poi a cuocere. Che caldo! Voilà! Ed eccole qua, appena sfornate! Voilà, le impiatto proprio con voi, alla maniera proprio ombrettiana. Ed ecco qui la mia buonissima zucca, ancora fumante. Guardate la crosticina, il rosmarino, veramente veramente buonissime. Io non le faccio andare troppo avanti in cottura perché non mi piacciono troppo sbruciacchiate, così le trovo perfette. Se a voi piace di più la brustolitura, fatele andare, sappiate che però la parte bruciata non fa benissimo. Bene, buon contorno senza sensi di colpa e noi ci vediamo dopo le foto, ciao! Bene, se
anche tu sei un amante della zucca, della zucchina lunga e anche della patata, sei nel canale giusto e quindi basta, basta con questi doppi sensi che sempre porti avanti. Perché ti ostini a portare avanti queste cose? Perché poi dovete sapere che più glielo dite, più lui lo fa apposta. Più io lo farò apposta e quindi basta, basta con questi perbenismi e basta. Fate questa ricetta, mi raccomando. Che è una ricetta molto per bene e molto educata. Molto perché educata. È molto bravo, educata bravo, come ricetta, bravo. Perché si fa mangiare a cuor leggero senza farvi ingrassare, perché è una ricetta buona, veloce da fare, che potete preparare anche qualche oretta prima di servirla e poi riscaldarla. Quindi è una ricetta veramente, una signorina ricetta per bene e spero che vi piaccia. In tema col periodo, se volete potete aggiungere sopra anche no, questa gliela metto, una dadolata di castagne. Potete, potete aggiungere sopra una dadolata di castagne. Non sapete quante volte ho ripetuto dadolata, dadolata, dadolata. Bene, se bene, volete, questa donna è veramente, non si sa se è una testa di zucca o una testa di castagna. Se volete potete aggiungere sopra una dadolata di castagne lesse e naturalmente da infornare e anche qualche pezzettino di speck, tutto in forno, vedrete. Ma sempre una dadolata di speck? Dadolate a profusione. Dadolate a profusione. Benissimo. Quindi basta, se le avete fatte a dadolate, no. Siete nel posto giusto, qui dove l'allegria si mischia alla pazzia e alle dadolate. Beh. Noi ci vediamo alla prossima dadolata. Sempre qui. Ciao. Sulle vostre tavole. Ciao.